Ciao Tiziana e ciao a tutti gli amici dell'Ottava Freccia. Vedo che vi sta piacendo questo percorso attraverso i testi delle musiche country, quindi riprendiamo un po' dove avevamo lasciato la volta scorsa. Avevamo parlato appunto nella scorsa puntata di quelli che sono i mezzi meccanici che ritornano molto spesso nelle canzoni nei testi country. Avevamo parlato di camion, avevamo parlato di automobili, avevamo parlato in modo particolare di Chevrolet. Avevamo parlato di viaggio in generale, oggi parliamo di un mezzo un pochino diverso, parliamo di trattori. I trattori, infatti, il trattore in qualche modo è un elemento rappresentativo di quello che è il lavoro della terra, il lavoro nei campi. La terra, ed è un qualcosa assolutamente legato al dato storico per quel che riguarda gli Stati Uniti, è considerato veramente un valore tradizionale e familiare molto forte, molto importante, che noi sappiamo molto, molto bene dalla guerra di secessione. Poi sappiamo che in qualche modo ha contrapposto quelli che erano gli Stati Uniti del nord, più industriali, rispetto agli Stati Uniti del sud, più agricoli, legati a questi appezzamenti di terreno, legati appunto a questo tipo di lavoro e di comunità, e quindi in qualche modo diventano anche un simbolo di quello che è un concetto appunto di famiglia, un concetto di una cellula sociale impostata in un determinato modo. Moltissimi brani ci parlano di trattori. Scherzoso e assolutamente simpatico è per esempio il brano di Rodney Atkins, che è appunto Friends with Tractors. Lui scherza nominandoli, dice John Deere, New Holland, Massey Ferguson, we don't discriminate. Non facciamo distinzioni, non discriminiamo. Noi invece discriminiamo un po' perché, come vedete qui al mio fianco, l'effigie soltanto del John Deere, ma d'altronde il cuore ci porta sul giallo e sul verde. Adesso scherzi a parte, naturalmente i trattori compaiono appunto molto frequentemente, come compare molto frequentemente proprio il concetto di famiglia, intesa come famiglia d'origine. La mamma, i nonni, i valori, l'insegnamento mi hanno insegnato ad essere un country boy e in qualche modo voglio che vengano cresciuti in questo modo anche i miei figli. Anche qui moltissimi esempi possibili. Io faccio sempre una selezione, abbiamo poco tempo, faccio sempre proprio una selezione molto scarna in qualche modo. When Mama Prayed, bellissimo pezzo di Randy Travis che tra l'altro io adoro e che in qualche modo unisce, qui noi abbiamo parlato della religione nei brani country, la religione è molto presente nelle canzoni in generale di Randy Travis. When Mama Prayed, chiaramente quando la mamma pregava, ha un valore quasi mistico, la volontà, quasi come se la mamma avesse un potere particolare. Quando pregava la mamma andava tutto bene, tutto tornava a posto, no? E questo potere che ha un pochino la mamma ritorna, e questa mamma è presente tantissimo nei brani country in generale. Mi viene in mente per esempio il bellissimo pezzo Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys, di due grandissimi, splendidi artisti che si sono uniti in questo brano, che sono stati Waylon Jennings e Willie Nelson, no? Quindi mamme, non fate sì che non lasciate che i vostri bambini, che i vostri figli crescano per diventare dei cowboys. Per quale motivo? Perché la vita del cowboy, come si diceva, è una vita solitaria, una vita difficile, una vita lontana dagli affetti, è una vita in qualche modo indesiderabile, no? In qualche maniera torniamo a quello che dicevamo nelle puntate scorse di Desperado, degli Eagles, di You Can See From the Road di Chris Ledoux, no? Questa vita di persone che alla fine in qualche modo zingare, soffrono del non avere appunto un focolare domestico dove poter in qualche modo effettivamente riscaldarsi quotidianamente e stabilire delle radici precise. I cowboys in generale amano i luoghi solitari, amano le montagne, ci dicono appunto le mattine in montagna, quindi qualcosa di assolutamente solitario, di assolutamente lontano dalla cosiddetta civiltà. E come può non venirci in mente immediatamente Mountain Music degli Alabama, che appunto ci parla proprio di questo, ma in modo particolare un verso, anzi due versi,
ci dicono play me some auntie music like grandma and grandpa used to play, cioè suonami della musica, la musica della montagna, quindi in qualche modo la nostra musica, così come erano soliti fare nonno e nonna. Quindi chiaramente le origini, logicamente, no? E quindi viene da sé che Mountain Music, chiaramente degli Alabama, sempre degli Alabama, anche Born Country, stesso concetto, io sono nato un country boy, così voglio essere, sono orgoglioso di questo, voglio che siano così anche i miei figli, e ci racconta del papà che in qualche modo pregava prima del pasto, ci parla del pane, di grano, della cucina della mamma, e in qualche modo ci racconta, ci dice proprio in un verso preciso: family ties run deep in this land, quindi i family ties sono appunto i legami familiari, neanche le radici, ma sono proprio i ties, i legami familiari che corrono a fondo in questa land, non in questo country, non soltanto in questo stato, ma in questa land che è il paese, ma la land è anche la terra, quindi ha questa doppia accezione, no? La scelta della parola land piuttosto che la scelta della parola country, ok, o della parola state, è molto diversa, no? Perché chiaramente la land ha proprio la valenza del terreno, della terra fisica dove si trovano. Ci sono anche personaggi come Merle Haggard, di cui ci ha parlato Loris DJ anche nella sua rubrica qui a Country Live, che ci dicono, per esempio, in Mama Tried, ok, la mia mamma ha provato a tirarmi su nel modo migliore, con i migliori valori, io lo stesso ho trasgredito, sono finito in prigione, sono stata una persona assolutamente non per bene, ma non è colpa sua, perché la mamma ci ha provato, perché la mamma è sempre un qualcosa di in qualche modo sacro, di pulito, e che rappresenta i valori proprio più puliti, più migliori, insomma, di quello che è appunto la spina dorsale di un sistema di ideali rappresentato dalla country music e in qualche modo mutuato da quello che è il sud degli Stati Uniti. Spero che tutto questo sia di interesse per voi, andremo avanti la prossima settimana, nel frattempo vi lascio con un grandissimo saluto e un bacio dall'ottava freccia.